Se nella scorsa stagione Giro di Svizzera e Giro del Delfinato si erano divisi in un certo senso i grossi nomi in vista del Tour de France, anche grazie a un calendario particolare post-giro, da questo anno si torna all'andazzo delle stagioni passate con la corsa francese che vede un parterre al via nettamente migliore rispetto a quello atteso al Giro di Svizzera. Giro di Svizzera che un tempo veniva a buon diritto considerato il quarto giro per importanza durante la stagione. E noi siamo qua. A una sola settimana dalla fine del giro, con la testa già in direzione del prossimo Tour de France, ed è in quest'ottica che andremo a parlare di queste due corse di una settimana. Una boucle che vivrà verosimilmente del duello tra la Sky, nelle varie forme e colori in cui si presenta, con Froome, verosimilmente Bernal, Geraint Thomas, campione in carica, e la Sunweb di un Tom Dumoulin, che si spera recuperato in pieno dai problemi del giro, dalla caduta che ne ha causato il ritiro. Tutto nella speranza che Quintana ritrovi i fasti del passato in salita, che magari spunti qualcosa di nuovo a ravvivare la lotta generale. Una lotta che ad oggi, escluso il duello di qui sopra, sembra onestamente poco accesa. Quindi, nella speranza di questo qualcosa di nuovo, andiamo alla ricerca proprio di spunti per il Tour de France con Giro del Delfinato e Giro di Svizzera. Questo Tour de France che è come sempre appuntamento centrale della stagione, ma che da un paio d'anni a questa parte sembra aver bisogno di ravvivare l'interesse degli appassionati. Bene, io con questo concludo e vi introduco ai temi caldi di questa settimana di ciclismo. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti al 92esimo episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini, sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me c'è Giuseppe Campolo, meglio noto come primo. Ciao primo, come va? Tutto bene? Va benissimo, grazie. Buonasera a tutti. Potrà sembrare una domanda retorica, ma in realtà è una domanda sincera. Hai notizie di Vincenzo? Potrà sembrare una risposta retorica, ma in realtà è una risposta sincera. Non so che fine abbia fatto. Oh mamma mia. Vabbè. Ci ricorderemo di lui in ogni Esatto. caso. Sì, no, no. Non fiori, ma opere di bene, cari No. ascoltatori. Allora, cari ascoltatori, cioè, nella settimana in cui Roglic, insomma, finisce il giro sul podio, ma un pochino incalando rispetto a quanto si poteva prevedere 2 settimane prima, che non si avessero notizie di Vincenzo, era sensato. Però l'altro giorno ha vinto Bossenhagen, eh. L'altro giorno ha vinto Boissonaga. Questa storia di Vincenzo sta diventando un tormentone in Ma Chronicles. anche per noi, perché non lo sentiamo Sì, più. è proprio un tormentone a tutto tondo. Lo Vincenzo, presenteremo come guest star la prossima volta. se ci senti, ricordati che ti vogliamo bene e torna da noi, perché ci manchi. A Sì, mi associo. proposito di guest star, questa settimana abbiamo un ospite, non oggi, ma nel prossimo episodio, poi dopo magari ne parliamo a fine puntata. Prima a fine puntata perché adesso parliamo di Giro del Delfinato e Giro di Svizzera. Oh, Ti che bello! cedo la parola subito. Mi cedi la parola subito per dire cosa. Io ho temuto che durante la presentazione tu dicessi: bene, cari ascoltatori, con questo concludo e vi introduco al ciclismo del mese di agosto. Perché in realtà noi stiamo approcciando questo periodo estivo con grande pessimismo. Sì, Giro del Delfinato e Giro di Svizzera in ottica Tour de France, ma l'ottica sul Tour de France, questa balconata su cui sorseggiamo i nostri mojito in attesa che passi la carovana del Tour de France, in realtà l'aria che tira non è delle migliori. Noi condividevamo questa sensazione prima di iniziare a registrare, quindi partiamo da questa sensazione di pessimismo. Io non conoscevo assolutamente la tua presentazione, ma devo dire che questo alone di pessimismo è andato un pochino a espandersi su tutta quella che è stata la tua introduzione. C'è stato un punto molto, ecco, molto significativo, quando hai parlato di lotta che sembra molto poco accesa. In realtà, tanto al Giro del Delfinato quanto al Giro di Svizzera, ma in forme e misure diverse, adesso andremo a vedere, di lotta sicuramente ce ne sarà per il successo di queste manifestazioni di una settimana, risalenti, importanti, adesso ne parleremo. Però ecco, torniamo a quanto dicevo prima, in ottica Tour de France, mi sa che ci apprestiamo a vivere un altro anno di magra. E insomma, allora, non è che fosse così, Tutti gli diciamo. ascoltatori sono scappati, tutti con questi download 2, il mio e il No. tuo. Allora,
non è che fosse così scontato parlare di, arrivando dal Giro, poi parlare di una corsa che è a un livello un po' più basso, non il tour necessariamente, perché sicuramente si vedrà il veglio del meglio, ma per quanto concerne l'interesse intorno alla corsa, questo Giro offriva tanto. Poi, secondo alcuni, ha offerto sulla strada in realtà meno spunti di quanti si poteva pensare. Per me è stato comunque un bel giro. Adesso iniziamo a guardare al Tour de France, perché chiaramente una settimana dopo la fine del giro inizia il Delfinato e di fatto è già la prova generale, cioè non è un caso che tante volte negli ultimi anni il vincitore del Tour non solo sia arrivato al Delfinato, ma sia stato il vincitore del Delfinato. Mi ricordo sicuramente Wiggins nel 2012, Froome nel 2013, nel 2015, nel 2016 e l'anno scorso Geraint Thomas, quindi parliamo veramente di tante occasioni negli ultimi anni. Per non arrivare totalmente impreparato, io sono andato a risentirmi la puntata che un giovanissimo Cycling Chronicles l'anno scorso aveva fatto su queste due competizioni. Ed effettivamente Giuseppe Campolo, meglio noto come primo conduttore, che nel frattempo avete confermato per vostra fortuna, e per fortuna anche mia, altrimenti sarei senza lavoro serale, ricordava come se vogliamo andare a trovare potenziali vincitori del Tour de France, ma anche potenziali podi del Tour de France, dobbiamo guardare in Svizzera. No, dobbiamo guardare in Francia, perché in Svizzera solitamente si trae poco elemento che poi sarà pesante al Tour de France. Oh, c'era questa piccola statistica che me la sono rinfrescata, ecco. L'unico corridore che ricordo preparare il Tour de France in Svizzera regolarmente era Andy con Frank Schleck. Schleck, sì, poi c'era Klöden, mi ricordavo, ne ho parlato l'anno scorso. Poi c'erano differenze tra classifiche riscritte e classifiche non riscritte, perché ecco, è un discorso un po' più complesso. Comunque, quello che c'è da dire è quello che dobbiamo dire è che diversamente rispetto all'anno scorso, mi pare che l'anno scorso ci fossero stati i mondiali che avevano scombinato un po' il calendario. Quest'anno si ritorna un po' all'antico, tanto quanto collocazione, perché l'anno scorso il Giro di Svizzera beneficiava di questa conclusione 20 giorni prima del tour, quindi c'era un po' di margine in più che poi ha pagato anche in termini di start list. Quest'anno sono 12 giorni. L'anno scorso il Delfinato addirittura finiva 27 giorni prima del tour, quest'anno dovrebbe finire 19 giorni prima del tour. Effettivamente sembra che sia un dato che è strettamente correlato alla start list, perché l'anno scorso avevamo parlato di questa start list del Giro di Svizzera enormemente rinvigorita e sicuramente preponderante rispetto a quella del Delfinato, almeno per quanto riguardava il confronto con le altre passate edizioni. Mentre quest'anno invece mi sembra che si rompa questo piccolo momento di controtendenza rappresentato dal 2018 e si torna a una start list del Giro del Delfinato che al netto poi di quelle che saranno le totali defezioni, cioè di coloro che poi sceglieranno altre strade, come l'anno scorso fecero Froome e Dumoulin ad esempio, poi dovettero staccare dopo il Giro d'Italia per il tentativo di doppietta. Ecco, quest'anno mi sembra che la ciccia sia soprattutto al Giro del Delfinato, almeno da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista qualitativo. Giro di Svizzera, po poca roba. Qualche nome per il Delfinato, mentre Prego. chiaramente la start list del Giro di Svizzera non è ancora completa, però dopo ci arriviamo. Allora, sicuramente i notables sono Chris Froome, Adam Yates, Bardet, Quintana, Fuglsang, che quest'anno sta andando veramente fortissimo, quindi sicuramente da tenere d'occhio, anche perché è passato vincitore della corsa. Tom Dumoulin al rientro, appunto dopo la caduta del Giro, anche se ha dichiarato di non trovarsi in ottime condizioni di forma, che bisogna vedere un po' quali sarà lo stato appunto del suo ginocchio, mi pare. Il duo Borab con Buchmann e Groschartner, Dan Martin, Pinot, che è sembrato andare molto forte oggi. Noi registriamo come sempre di lunedì, Kreuzweg, Ricci Port, che invece è sembrato andare decisamente meno forte, Woods per la AF Trapac, Guillaume Martin, anche lui brillantissimo oggi, e Warren Barguil. Quindi ciccia davvero. Sì, per quanto riguarda appunto in ottica Tour de France classifica finale, saranno qui, sono tra questi gli uomini più pesanti, tolti Geraint Thomas, Mas e basta, perché poi dovrei parlare di Kelderman, di Latour, che dovrebbe essere un supporto di Bardet, Kelderman dovrebbe essere altro supporto, di altro uomo, sapete benissimo chi è, e poi questa presenza ancora dubbia di Bernal. Qui si concluderebbe la rassegna, tanto ufficiale quanto ufficiosa, perché anche per esempio su Bernal ancora non abbiamo certezze,
relativa agli uomini di classifica generale Tour de France che faranno il Giro di Svizzera, quindi il confronto sembra effettivamente impietoso. C'è qualcosina in più invece, ecco, c'è un pochino di confronto in più per quanto riguarda gli altri nomi, perché abbiamo tanti uomini da classica, in quanto ci sono dei percorsi che strizzano l'occhio agli uomini da classica, il Giro Delfinato, c'è Gilbert che ha fatto benissimo la prima tappa, Steve Arnesen, c'è la Philippe, c'è Bettiol, c'è Moscone, Dylan Teuns è ritornato con la vittoria oggi, stiamo registrando che si sono corse due tappe del Giro Delfinato, è lunedì 10 giugno, poi c'è Lambrecht, Polit, al Delfinato. In Svizzera, dove ci sono altre tappe miste, c'è comunque Greg Van Avermaet, c'è Stuyven, c'è Benot, c'è Ivan Garcia Cortina, un ragazzo interessante di cui abbiamo parlato spesso, con lui in Bahrain c'è Moritz, e poi ci sono gli uomini buoni per tutti i terreni, per tutte le stagioni, c'è Christoph, c'è Sagan, c'è Matthews, Trentin, quindi ecco, da questo punto di vista c'è un certo bilanciamento. Per quanto riguarda invece, ecco, diciamo, gli uomini per le montagne, gli uomini che faranno la classifica generale, il confronto è veramente impietoso. Spiace perché i percorsi invece avrebbero meritato forse un'attenzione un pochino più equilibrata. In questo senso, secondo me, è proprio una cosa che hai fatto notare, prima quando hai parlato della distanza come giorni di partenza dal Tour, che è veramente determinante e decisiva in tal senso. Perché dal punto di vista di quale possa essere la miglior preparazione in quest'anno particolare al Tour de France, io credo che il Giro di Svizzera offra un test più selettivo in vista della corsa francese. Penso proprio che il problema per chi si schiera, poi dopo ci arriviamo sul percorso della gara, penso proprio che il problema per chi si schiera al via sia relativo al fatto che, insomma, ci sono troppo pochi giorni per recuperare bene come si deve dopo un test comunque probante di una settimana in vista del Tour de France. Evidentemente due settimane non bastano, però oramai questo è la situazione dal punto di vista del calendario. Quella dell'anno scorso è stata di fatto un'eccezione. Io non so se e cosa possa cambiare nei prossimi anni per il Giro di Svizzera, però questa è una corsa che vede seriamente andare a ribasso le sue quotazioni negli ultimi anni, e ogni anno che passa sempre di più, veramente con l'eccezione della passata stagione, per il resto è stato così. Ma dovremmo aprire i soliti discorsi: il ciclismo che cambia, il ciclismo che si globalizza, il ciclismo che va per tabelle, il ciclismo che risponde a parametri che sono sempre più stringenti. È chiaro che si sacrifica la tradizione e che il prestigio non è una cosa che rimane immutata nel tempo. Bastano delle grattatine di anno in anno in anno e il prestigio tende poi progressivamente a diminuire, fin quando poi si arriva al punto di fisiologicamente dimenticare che questo è stato è stato quello che è la Vuelta adesso, diciamo, che qualcosina in più, credo forse qualcosina in più. Cioè, erano anni in cui non ero ancora nato, probabilmente. Assolutamente no. No, non eri assolutamente nato. Il Giro di Svizzera ha una tradizione molto maggiore, ecco, alla Vuelta. Però capisci bene il senso, scusami, di quello che voglio dire. Cioè, nel senso, se di anno in anno si cominciano a fare delle scelte diverse, passano 20 anni, è chiaro che si finisce soltanto per storicizzare quello che è la corsa. Se invece si deve attualizzare quella che è la corsa e se si deve ragionare per tabelle, allora carta canta, evidentemente le scelte che propendono sempre di più per la corsa francese rispondono a dei criteri e delle esigenze che sono in età endemiche. Per tabelle e per settimane proprio, oramai è veramente, cioè, in realtà dal punto di vista dell'analisi, delle prestazioni, delle preparazioni, questa cosa è molto interessante. Cioè, quanto sarebbe interessante andare a vedere quanto effettivamente può spostare una settimana in più o in meno di riposo un test di un certo tipo fatto una settimana prima rispetto a una settimana dopo in vista del Tour de France. Cioè, io penso che con indicazioni di questo tipo che si possono cogliere da appunto queste considerazioni che abbiamo fatto su Giro del Delfinato e Giro di Svizzera, io penso che si possa appunto capire quanto è centrale
Al di là di tutto il Tour de France, quanto si arriva veramente al millimetro nel preparare la corsa francese, perché è veramente l'appuntamento dell'anno, è quello che muove più denaro e il denaro comanda alla fine, ma anche più interesse per quanto concerne gli appassionati, per la gente sulle strade e poi dopo con tutti i ritorni che ci sono di conseguenza. È il professionismo, bellezza. Se la prossima puntata andremo a lamentarci del fatto che